Ciao a tutti ragazzi, io sono ZisaVape, benvenuti nel mio canale dove si parla di e-liquid, sigarette, elettroniche e tutto ciò che appartiene al mondo dello svapo. Oggi per la rubrica ZisAdvisor torniamo a parlare di pasticcerie. Abbiamo parlato della pasticceria del maestro Eugenio Massari quando siamo andati io e la mia ragazza direttamente a Brescia per provarlo, ma essendo che siamo in quarantena non siamo potuti andare personalmente alla pasticceria più importante di Mantova e quindi è stata la pasticceria a venire da me. Allora, intanto inizio il video ringraziando la mia ragazza per questo bellissimo cofanetto. Siccome lei il giorno di Pasqua ha fatto il compleanno e chi ha visto la diretta lo sa che non potevamo essere insieme per via della quarantena, visto che lei aveva la torta per il suo compleanno, per non farmi sentire solo mi ha preso delle monoporzioni da Antoniazzi. C'era stato un piccolo problema col trasloco e due di queste erano venute ammaccate e un po' rovinate. La mia ragazza li ha contattate e loro si sono fatti perdonare rimandandomi quelle rovinate, che erano due, più una terza, quindi queste qua me le hanno rimandate gratis come scusa, visto che quelle erano rovinate. Quindi intanto voglio ringraziare la pasticceria Antoniazzi, il gesto professionale che hanno avuto, li voglio ringraziare per aver rimediato, e adesso andiamo a provare le monoporzioni. Ora ve le faccio vedere. Oh, riesco a farvele vedere. Ecco qua, abbiamo una Venere Tropicale, una bomba di pistacchio e un cheesecake. Ovviamente non li mangerò tutti e tre insieme, io praticamente farò merenda con uno di questi al giorno, poi monterò il video con tutti e tre gli assaggi, tireremo le somme alla fine. Quindi oggi come prima merendina, ecco qua ragazzi, guardate quanto è bella, è stupenda. Adesso andiamola a provare, praticamente è una monoporzione fatta con cioccolato e crema di pistacchio. Sapete che io da siciliano amo il pistacchio, quindi ci tengo particolarmente al pistacchio. Ora vi faccio vedere l'interno. Allora, questa è la sua situazione all'interno. Guardate quanto è bello. Questo al cucchiaio. Ora è tutto molto cremoso. La mousse al pistacchio, la mousse al cioccolato, poi c'è la glassa sopra e abbiamo un pan di Spagna sotto. L'unica nota croccante sono le praline di pistacchio tutto intorno. Sembrano una fesseria, però sono importanti perché in un dolce ci vuole l'equilibrio tra il morbido e il croccante. Qua è un po' troppo risicato il croccante. Io magari avrei messo una base tipo quella della cheesecake, tipo un biscotto, però non mi metto a discutere le scelte di maestri pasticceri, per carità. Mentre per quanto riguarda l'unione di gusti, il pistacchio è buono, è di qualità, il cioccolato pure, l'unico è buonissimo, prendete con le pinze quello che dico, non è una critica, è un gusto personale. L'unica cosa che il pistacchio io lo farei sempre risaltare, invece, essendo il più delicato qua dentro, tra il cioccolato e l'altra mousse al cioccolato, tende ad essere un po' nascosto. Lo sentiamo, ma leggero, perché viene sovrastato dal cioccolato in generale. Se siete avanti più del cioccolato che del pistacchio, questo è perfetto. Però, per gli amanti del pistacchio, come me, avrei preferito sentirlo più presente e meno sovrastato. Questo dolcino qua si porta secondo me un 7 a casa, perché è fatto a regola d'arte, perché gli ingredienti sono eccezionali, perché le mousse sono compatte, non si sciolgono, in bocca sono morbide, vellutate, quindi le mousse sono perfette, la glassa è meravigliosa, è a specchio, ma non prende di più, perché mi piacerebbe sentire di più il pistacchio, perché avrei voluto un qualcosa di croccante in più per essere, diciamo, più equilibrato a livello di consistenze. Per il resto, io penso che un 7 sia un ottimo voto. Il pan di Spagna lo sentiamo leggermente, non si sente nemmeno tanto. Sembra un insieme di due mousse con una glassa a specchio e va benissimo così. Ragazzi, il primo dolcino è andato bene. Ma per gusto mio, non perché sia più bravo, perché io non ho fatto il pasticcere, io ho fatto il cuoco e non mi permetto di giudicare il lavoro altrui, io avrei soltanto messo una cialda, anche lasci il pan di Spagna e metti una cialda croccante tra il cioccolato e il pistacchio,
e metti una consistenza croccante in più. Poi avrei esaltato di più il gusto del pistacchio mettendo meno cioccolato o magari con qualcosa che è meno forte del cioccolato. Questo è per gli amanti del cioccolato, non del pistacchio. Per chi ama il pistacchio come me è un po' troppo sovrastante il cioccolato. È il turno della seconda merendina con le monoporzioni avute da Antoniazzi grazie alla mia ragazza. Oggi, dopo la bomba di pistacchio, oggi proviamo. Ve la metto più vicina possibile. Guardate che meraviglia. Venere tropicale. Allora, la glassa lucida tutto intorno bianca, sotto spero sia cioccolato bianco e intorno tutte le scagliette di cocco. Poi abbiamo la scritta Venere tropicale, la togliamo, ne abbiamo un altro con il loro cartoncino che è Antoniazzi e poi rimane questa scaglietta di cioccolato, spero che sia al pistacchio. Si presenta come una mousse, c'è una gelatina tutto intorno, meravigliosa, molto lucida. Adesso andiamocela a mangiare insieme. Allora, io come sempre ci tengo a farvi vedere l'interno. Guardate che meraviglia, è a strati. Abbiamo uno strato di cioccolato bianco, uno strato di frutta, ora vediamo che frutta è, poi abbiamo uno strato di crema, penso alla vaniglia. E il sotto, ragazzi, il sotto stavolta mi hanno ascoltato, non è un pan di Spagna, ma è tipo il biscotto della cheesecake. Il sotto è il biscotto, la base della cheesecake, quindi il biscotto impastato col burro che fanno da fondo e fanno la parte croccante. Se quello di ieri era buono, ma aveva delle imprecisioni per i miei gusti, cioè che il pistacchio veniva sovrastato dal cioccolato e che mancava una parte croccante, questo qui potrebbe essere il mio preferito in assoluto. Perché è fresco, è dolce, è acidulo, è croccante, è cremoso, è tutto insieme e nessun sapore sovrasta l'altro. Sentiamo bene il cioccolato bianco. Sentiamo bene la parte fruttata, penso che sia. Sono frutti rossi sicuro, solo che non so se sono lamponi. Vabbè, che è tropicale, potrebbe essere qualche frutto tropicale tipo, non so, che ricorda il gusto acidulo dei nostri frutti rossi. Ragazzi, questo è sublime. Questo se abitate nel Mantovano. A Mantova oppure venite in visita e andate da Antoniazzi come monoporzione, io ve la straconsiglio, soprattutto ora che viene il caldo, che viene l'estate, appena si potrà uscire. Ma questa è buonissima, questa è perfetta. Questa merita 10 su 10. Perché la qualità è sempre eccezionale, la maestria dei pasticceri si vede, l'assemblaggio è giusto, è proporzionato. Guardate. Si vede che sono professionisti del mestiere. Io su questo non mi permetterò mai di parlare né di loro né di altri. Però vediamo come sono professionali, come gli strati sono ben suddivisi. Abbiamo il crumble, diciamo così, sotto. Abbiamo poi la seconda crema. Abbiamo la gelatina di frutta. Poi quella al cioccolato bianco e poi il rivestito con questa gelatina. Il cocco esternamente si sente, anche il cocco fa la sua parte, anche se è pochino, ma ci sta. Ci sta tutto. Ragazzi, io questo me lo finisco di mangiare con voi e poi vi saluto, ma ribadisco il mio voto, questo è un 10 su 10, perché riesce ad equilibrare benissimo morbidezza e croccantezza, freschezza, acidula e cremosità dolce. È completo. Quindi voglio fare i complimenti ad Antoniazzi. Ieri era un 7 su 10, oggi è un 10 su 10, domani chi sarà? Ci manca l'ultimo dolcino e poi faremo una media complessiva. E mentre mi gusto un altro cucchiaino, ci vediamo domani. Oggi è domenica, è arrivata l'ora di provare l'ultimo dolcino di Antoniazzi. Questa qui è una cheesecake al cioccolato. Fate un primo piano, che questa merita una bellissima foto. Abbiamo queste palline di cereali al cioccolato che vanno a guarnire. Abbiamo la glassa al cioccolato, ovviamente la classica cheesecake, quindi la crema al formaggio. Al formaggio spalmabile alla Philadelphia, e poi abbiamo la base di biscotto che è il motivo per cui al sottoscritto la cheesecake piace tantissimo e secondo me è uno dei dolci più buoni in assoluto.
Andiamola a provare, solo che io di solito sono abituato alla cheesecake, alla fragola, ai frutti di bosco, con la frutta che rende la cheesecake più fresca, più acidula. Non l'ho mai mangiata col cioccolato, quindi adesso per me sarà una novità. Andiamo a provare perché io amo la cheesecake, per il suo equilibrio tra il croccante è il cremoso, cioè tutto il super cremoso, ma poi abbiamo una base di biscotti. Di solito si usano i Mac Digestive miscelati, mischiati col burro, che è così croccante che va a contrastare tutto il resto. Andiamo a provare. Questa si presenta così, anche se è come da tagliata, non è come le altre. Andiamola a provare. La cheesecake non smentisce mai. Ho sempre amato la cheesecake ai frutti rossi, alla fragola, ai mirtilli. Però questa è goduriosa. Questa è goduriosa da morire. Vi giuro che io amo la cheesecake solo per quella base croccantissima che c'è nel fondo. Io mangerei solo tavolette di Mac Digestive mischiate al burro, le farei solidificare e me le mangerei tutte. Pure questa è da 10. Allora, il contrasto è perfetto tra morbido e cremoso. Il cioccolato sopra va a dare un tocco di amarezza alla dolcezza della crema al formaggio. La crema al formaggio che è in sé sia dolce, ma leggermente acidula, essendo comunque un formaggio, e la base biscottata è meravigliosa. Ragazzi, facciamo una media. Il primo, praticamente dei tre, è stato quello meno buono, a cui ho dato un 7, semplicemente perché per me c'è uno squilibrio tra croccante e cremoso, tra pistacchio e cioccolato. L'indomani abbiamo dato un 10 alla Venere Tropicale, semplicemente meravigliosa, e adesso questo qua è anche da 10. Abbiamo totalizzato la media del 9, quindi una pasticceria assolutamente da provare. Se siete dei turisti che venite a Mantova, passate da Caffè Borsa Antoniazzi e provate le loro monoporzioni. Tutti dolci ottimi, ovviamente per i miei gusti ne preferisco alcuni ad altri. Per me alcuni sono squilibrati, altri sono perfetti, ma io direi che siamo partiti con un 7 e abbiamo finito con due 10 e sono semplicemente eccezionali. Ringrazio ancora la mia ragazza che prima del suo compleanno mi ha fatto avere quei 4 e poi ha avuto la premura di richiamare per dire che due erano arrivati rovinati, quindi per farmi sentire meno solo per il suo compleanno mi ha fatto avere queste monoporzioni e alla fine me ne sono mangiate 7 in 2 settimane, quindi grazie mille alla mia ragazza e grazie ad Antoniazzi per la professionalità di avermi riportato quelle rovinate più una in omaggio. Voglio fare i complimenti per la bontà dei loro dolci, delle loro monoporzioni, quindi ragazzi, se siete di Mantova, se abitate nei paraggi, andateci, ma sicuramente già lo conoscete perché è il più famoso di Mantova. Se venite da fuori e siete dei turisti, andateci a provare le loro creazioni perché sono buonissime, fanno anche i panettoni artigianali a Natale, le uova di Pasqua, cioè veramente è una delle migliori pasticcerie che ci sono, è quasi il livello di Gino Massari e secondo me quando siamo a quei livelli sono un po' tutti allo stesso livello. Come ho detto già l'altra volta, se andiamo in Campania sarà a livello di Sal di Riso, in Sicilia con Cappello e con altri. Quindi ragazzi, come vi consiglierei di provare questi posti, se venite a Mantova, provate Antoniazzi. Io mi finisco il dolcino e noi ci vediamo al prossimo video. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale di Zisavape attivando la campanella, iscrivetevi al mio Instagram Zisavape tutto attaccato. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.